Sono quelli di Assisi. Sono bravissimi. Ce n'è di belli, eh? Ah, finalmente t'accorgi che non esiste soltanto Raul. Raul! Nomini il diavolo spontaneo sui ricci. Ci voleva la banda per farti uscire da casa. Dove eri finita? Hai detto tu, era a casa. Tu invece sono giorni che ti cerca. Annibale, al tempo. Ma tu giri sempre con l'avvocato difensore? Sono stato un po' in giro. Per osterie? No, per lavoro. Ah, lavoro. Dai, Luisa. Ma cosa ci avrà da guardare quello? Oh, attenzione che questa mozzica. Fa sempre quello che vuole lei. Perché non teme nessuno. Certo. Andiamo. Ciao, Luisa. Che fate? Non parlate? Vi hanno fatto paura? Io con le parole mi ci raccapezzo poco. Con questo sì, invece. Però una cosa la devo dire. Sarebbe? Siete la donna più bella che esista. Siete il primo che me lo dice. Lo dico sul serio. Annibale Spagnoli. Ehi, giù le mani! Annibale! Luisa adorata, speravo di riuscire ad ottenere una licenza per la nascita di nostro figlio, ma il sergente mi ha preso di mira e non me l'ha concessa. Spero di venire presto da voi. Amore mio, Mario è un bimbo forte e sano. Non so se sarà musicista come il babbo, ma di sicuro ha già la voce di un tenore. Ti aspettiamo. Ma che quella pasticceria sia in vendita adesso è un segno del destino. Se riesco a comprarla, Annibale non dovrà più rimanere nell'esercito. E poi potremmo mandarla avanti insieme, io e te. Ma te l'ho detto, io non sono brava con i dolci. Beh, neanche io, ma impareremo. Non posso. Raul è tornato. E se ne riandrà, come sempre. No, questa volta è diversa, ne sono sicura. Mi ha giurato che cambierà. Anche questo è già successo.
Ma questa no. Sei incinta? Pensa che bello, nascerà a pochi mesi di distanza da Mario. E se sarà un maschio, saranno amici per la pelle, come me e te. Che c'è? Non sei contenta? Sì, vorrei esserlo, ecco. Io per te lo sono stata. Ada, tu lo sai come la penso su Raul. Ma ti ho detto che è cambiato. È pazzo di gioia l'idea di avere un figlio. Dovresti vederlo. Sono certa che diventerà il migliore dei padri. Delle altre non importerà più nulla. Ma se non ci credi neppure tu. E invece sì che ci credo. Tu non sai niente di lui. Forse nemmeno di me. Di Raul so quello che vedo. Come ti tratta. Ma tu che vuoi da me? A me non importa niente della tua pasticceria. Non me ne è mai importato niente. Sposerò Raul. E avrò il suo bambino. E che tu ci creda o no, andrà tutto bene. Ma tu non sei qui per il locale? E voi come fate a saperlo? Confetti, dal latino conficere, comporre, mettere assieme, rendere grato, piacevole. Era quello che volevo fare con la mia amica Ada, ma forse mi sbagliavo. Se vuoi qualcosa devi combattere per averla, anche a costo di sbagliare. Anche se gli altri ti prendono per matta o peggio, ti lasciano sola. E se mi sbaglio? Ci riproverai, forse sbaglierai ancora, però alla fine ci riuscirai. Dai, vieni, entra. Ma qui c'è tanto da fare. Beh, prima non era così. Prima qui era tutto uno specchio. Prima quando? Quando mi davano mano Aurelio, il mio aiutante. La pasticceria era piena di gente. Ma lui se n'è andato troppo giovane. E io sono diventato troppo vecchio. Ma su, non dite così. Vieni, ti faccio vedere il laboratorio. Nasce tutto qui. Un confetto è una forma d'arte. È una questione di equilibrio di sapori. Ci vuole la mano. Ecco, io non so se ce l'ho questa mano. Non li ho mai fatti i confetti. Posso darti qualche lezione? Grazie, ma prima di impegnarmi devo parlarmi con mio marito, che è militare a Mantova. Oh, mi sembravi una che fa di testa sua. Comunque io non ho tempo di aspettare. Se vuoi la mia pasticceria, devi deciderti adesso.